nella tua conferenza raccontavi che sei abbastanza pessimista. Come la pensi su quello che sta avvenendo nel mondo e che è quello che sarà il futuro nei prossimi anni? Allora, domanda classica. È una domanda classica ma importante. Il futuro del mondo è durissimo, perché guerre, tensioni, morti, kamikaze, cioè il mondo è fatto di queste cose, no? Mafia. Però se devo dire una cosa, in questi giorni a Milano è successo una specie di miracolo, no? Questo miracolo Pisapia più Boeri è un fatto molto positivo, per cui per quanto riguarda la mia città le cose sono messe bene. Io la mia città, che è Milano, la vivo in un certo senso come se non ci fossi. Cioè è un humus che mi serve fondamentalmente, perché non saprei andare da nessuna altra parte. Però sei chiuso nel tuo mondo. Sono quello che chiamavo la boccia del microsistema. E poi anche ti volevo chiedere, a me mi è piaciuto molto il racconto che hai fatto delle sovrapposizioni delle cose, il fatto dell'accumulare cose. La vita è una sorta di accumulazione di tante esperienze, di tanti oggetti. E volevo sapere per te la tua accumulazione cos'è alla fine di tutta della tua vita. La cosa più importante di tutta questa accumulazione. Allora, io ti potrei dire che non sono capace di abitare. Ho sempre vuotato le mie case, che non sono tante, però se devo pensare a una mia casa è una stanza da una parte, un portico dall'altra, una spiaggia dall'altro, per cui la mia casa è frantumata. E altrettanti i miei oggetti. E solo da poco mi sto facendo una casa, tardivamente, no? E la cosa mi piace abbastanza. Da un lato mi stufa, però ho questo... Ho capito qual è l'oggetto che bisogna, più che bisogna per incrostare per vivere, incrostare attorno a se stessi. E a poco magari diventerò io stesso una crosta. Leggevo okay. Una cosa che hai scritto su Domus, sugli oggetti che ti porti sempre e che sono importantissimi sul tuo comodino. Qual è quello più importante e che non puoi assolutamente più disfartene? Ma le cose che ho scritto su Domus, anche sui miei tic, eccetera, sono... Era bellissimo. Sono invenzioni. Qualcuna è vera, ma il resto è romanzato. A me è piaciuto però moltissimo quel racconto lì. Mi sembra necessario romanzarsi. Tutti si devono creare il romanzo. È vero, ma per me era stato molto importante e mi ha raccontato un po' di me stesso. Mi è servito molto, mi ha raccontato anche un po' di me stesso, quindi mi è piaciuto moltissimo.